terza giornata del Forum Risk Management. Momento significativo è stato l'incontro in assemblea dei direttori generali delle ASL italiane. Il tema è il processo di cambiamento delle aziende sanitarie. Ma sicuramente nello sviluppo della sanità territoriale, nel fatto di essere vicini alle persone, soprattutto nei territori, ai loro domicili. E poi potenziamento della rete ospedaliera che deve essere, diciamo, sincrona a quello che è lo sviluppo dell'assistenza territoriale. Ecco, ci sono tanti direttori generali un po' da tutta Italia e nel corso del dibattito è venuto fuori che insomma è una bella responsabilità, ma non lo scopriamo oggi. No, sicuramente è una responsabilità enorme, ma non solo una responsabilità per il rispetto delle regole, ma una responsabilità morale nei confronti dei cittadini e delle persone. Ecco, diciamo che la sanità toscana resta comunque un modello per tutta l'Italia. Sì, la sanità toscana ha sicuramente ottimi livelli di garanzia di qualità delle cure, ma non lo diciamo noi, lo dicono le rilevazioni del Ministero, le rilevazioni di Agenas, pur tra mille difficoltà legate essenzialmente a un finanziamento del sistema sanitario pubblico insufficiente rispetto ai bisogni. Ecco, una battuta anche sul, perché se ne discute qui al forum, sul pronto soccorso. I medici e gli infermieri del pronto soccorso sono un po' come i soldati in prima linea. Ma certo, si tratta di professionisti che stanno davvero in prima linea e tra l'altro la contrazione dei medici e il fatto che questi professionisti decidono meno di andare al pronto soccorso attratti da altre carriere ha reso la situazione dei pronto soccorsi fragile, ma i professionisti che vi lavorano stanno dimostrando senso di sacrificio e di abnegazione, per cui i nostri pronto soccorsi, parlo della Sud-Est, in questo momento tengono e tengono bene. Ecco, l'ultima domanda che le faccio proprio sul forum Risk Management: sono 4 giorni di dibattiti, di confronti e anche di crescita. Ma certo, il confronto fa bene a tutti, è l'unico evento nazionale, il forum, che unisce politici, manager della sanità, aziende del settore, perché solo dal confronto di queste componenti si potrà vedere lo sviluppo del sistema sanitario nazionale. Beh, gli argomenti sono effettivamente molto complessi. In Regione Toscana abbiamo adottato alcune importanti delibere che vanno ad interessare in maniera particolare l'organizzazione del pronto soccorso e l'organizzazione dell'emergenza urgenza territoriale e della continuità assistenziale. Dobbiamo avere la possibilità di vedere il pronto soccorso non come una parte a sé del nostro sistema ospedaliero, ma una parte integrata con l'ospedale e con il territorio. Se riorganizziamo meglio il territorio e facciamo in modo che l'ospedale, tutto l'ospedale, contribuisca al funzionamento del pronto soccorso, io credo che possiamo dare migliori risposte ai cittadini e meno sovraffollamento ai pronto soccorsi e meno carico di lavoro ai nostri operatori. Noi abbiamo 2 categorie di cittadini che si trovano al pronto soccorso: quelle che raggiungono il pronto soccorso attraverso il sistema dell'emergenza urgenza, il 118, e lì bisogna rivedere, a mio avviso, anche le modalità di triage che vengono fatte dalle centrali operative 118, perché ogni chiamata è sempre un ricovero al pronto soccorso e questo forse va rivisto. Ma soprattutto dobbiamo educare i cittadini a utilizzare il pronto soccorso in casi estremi. La risposta ovviamente di questi cittadini è: se abbiamo una risposta alternativa nel territorio, non andiamo al pronto soccorso. Bene, quello che stiamo costruendo col DM77, con il PNRR e con le nuove case della comunità è dare una risposta vicino alla propria residenza a tutti i cittadini, in modo tale che non siano costretti a rivolgersi al pronto soccorso.